Dio me l'ha data la povera sorella mia e Dio me l'ha tolta. Sia benedetto il suo santo nome. In queste esclamazioni ed in questa rassegnazione trovo la forza sufficiente di non soccombere sotto il peso del dolore. A questa rassegnazione nella divina volontà esorto anche voi e troverete, al par di me, l'alleviamento del dolore. Carissime spettatrici, carissimi spettatori, pace e bene a tutti quanti voi. In questo giorno, 18 del mese di novembre, Padre Pio ci offre una riflessione collegata all'esperienza della morte, in modo particolare la morte di una sua sorella di sangue. Tutti coloro che hanno un po' letto la biografia di Padre Pio, hanno studiato le vicende della sua famiglia, sanno che Padre Pio non ha vissuto sempre nella pace e nella tranquillità il rapporto con le sue sorelle. Ecco che è normale per ciascuno di noi dover fare i conti con una realtà che non è mai idilliaca, anche nei rapporti all'interno della famiglia di sangue. Padre Pio si è dovuto confrontare con piccole gioie e grandi dolori. In modo particolare in questo giorno ascoltiamo un brano ricavato dal quarto volume dell'epistolario, dove Padre Pio ci spinge a superare ogni tipo di sofferenza, specialmente quella collegata ai lutti della famiglia. E dice così: Dio me l'ha data la povera sorella mia e Dio me l'ha tolta. Sia benedetto il suo santo nome. In queste esclamazioni ed in questa rassegnazione trovo la forza sufficiente di non soccombere sotto il peso del dolore. A questa rassegnazione nella divina volontà esorto anche voi e troverete al par di me l'alleviamento del dolore. Ecco, questa è la nostra destinazione. Riempirci di speranza cristiana per poter vincere anche il momento della sofferenza collegata alla perdita di un nostro parente, di un nostro caro. E Padre Pio ci mostra quanto sia necessario imparare ad elaborare storie di sofferenza, storie di dolore e naturalmente anche storie di morte. Elaborare un lutto significa metterci in cammino verso l'idea che la vita non finisce, ma che invece la vita continua. In questo mese di novembre, poi, in maniera speciale, la Chiesa ci invita a riflettere e a fare nostra questa verità. Dice il primo prefazio dei defunti, quello che il sacerdote pronuncia nelle messe esequiali, ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta ma trasformata. In una forma invisibile i nostri cari continuano a rimanere con noi, al nostro fianco, a custodirci, a proteggerci, quasi in un certo qual modo anche a volerci consigliare sulle cose più utili da dover fare. Si elabora un lutto, ma si elabora anche una storia che finisce, una storia di coppia, tra due fidanzati che magari hanno vissuto esperienze anche belle, ma che potrebbero non essere andate a buon fine. Chiediamo oggi al Signore, attraverso la preghiera di San Pio, di imparare il bene che a volte deriva dalle esperienze negative, come è successo a San Pio, che
si è ripreso dopo la perdita fisica di una delle sue sorelle di sangue. Pace e bene a tutti e arrivederci a domani.